Rassegna stampa di oggi 14 marzo 2018, questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Partiamo subito con una notizia triste che ha rattristato soprattutto me, perché è la persona al quale ho sempre ammirato, Stephen Hawking. È morto lo scienziato che ha studiato le origini dell'universo. La NASA dice vola come Superman nella microgravità, ed è vero. Aveva 76 anni, non era solo uno scienziato, ma un'icona. Colpito appena ventenne dalla SLA, gli erano stati dati appena 2 anni di vita. Invece ha avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Ciao Steven. Buon viaggio nella microgravità. Ex spia russa avvelenata, la May dice Russia responsabile, espelliamo 23 diplomatici. L'ONU riunisce il Consiglio di sicurezza. Parlando alla Camera dei Comuni, come previsto, il primo ministro ha premuto il grilletto delle ritorsioni diplomatiche, sospendendo tutti i contatti di alto livello tra i paesi, revocando l'invito per il ministro degli esteri Sergei Lavrov e annunciando provvedimenti legislativi contro i patrimoni di uomini d'affari e funzionari russi. Mosca risponde che è inaccettabile. La Commissione dell'Unione Europea dice scioccante l'uso del nervino sul suolo europeo. La NATO dice prima volta che accade in un paese dell'alleanza. Secondo me, cari amici, questo è tutto un complotto da parte di inglesi e americani. Perché non cacciamo tutti i diplomatici inglesi e americani dal suolo italiano, cari amici? Perché non li buttiamo a mare, questa gente? Questa gente, i paesi capitalisti, stanno distruggendo non solo l'Italia, ma tutta l'Europa e tutto il mondo. Elezioni 2018. Di Maio dice impiegheremo meno della Germania per fare un governo. Il leader dei 5 Stelle a Milano a un incontro in Confcommercio dice disinnescare subito le clausole di salvaguardia sull'IVA. Il reddito di cittadinanza poi dice non è assistenzialismo, nessuno potrà starsene sul divano. Poi ringrazia Moscovici che ha appena smentito Padoan sulla presunta incertezza rappresentata dalla situazione italiana in Unione Europea. Sempre sul governo, Salvini dice tutto possibile, esclude solo il PD e apre al Movimento 5 Stelle. Differenze culturali, ma possibile idea comune. Non ho la smania di andare al governo, voglio mantenere fede agli elettori. Lavoreremo nelle prossime settimane per trovare una maggioranza. Escludo che ci sia il PD. Di tutto il resto parleremo le prossime settimane. Fatto escluso il PD, tutto è possibile. Lo dice appunto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando la stampa estera e rispondendo a chi gli chiede se sia possibile un governo col Movimento 5 Stelle. Io credo che il Movimento 5 Stelle non debba mai fare un governo con Salvini, un populista che odia la gente. Chi mette al primo posto il proprio orticello ai danni di milioni di persone che muoiono per fame, distruzione, morte, carestie, non è un essere umano, non è un cristiano, è un ateo e un seguace di Satana. Milano, fidanzatini aggrediti e derubati, lui picchiato, lei violentata, caccia un cittadino sudamericano. I due, secondo quando riporta l'edizione milanese La Repubblica, sono stati minacciati con un'arma, forse un coltello. Rapinati di portafogli e cellulari da un sudamericano mentre si erano appartati in zona Ripamonti. Nella stessa via, 13 fa anni fa, ci fu un episodio analogo. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Un buon proseguimento con la programmazione.